Allora, vi rispondo io su queste domande perché sono fra le domande che ho fatto a Casaleggio ieri, perché sono stata fatta anche come domanda scritta da presentare a lui. Allora, per quanto riguarda la comunicazione, era stata fatta una domanda che diceva: la comunicazione attraverso la rete non sembra sufficiente a cambiare la cultura politica degli italiani in tempi utili per evitare la bancarotta, considera utile un investimento del Movimento 5 Stelle per acquistare mezzi di comunicazione. Quindi direi che questo più o meno siamo sulla linea della domanda che è stata fatta. Allora, lui mi ha risposto letteralmente, e qui non è una risposta mia ma una risposta sua, vi dico perché: ambasciatore non porta pene, come si suol dire. Letteralmente. Allora non abbiamo soldi e non li vogliamo avere, lui mi ha detto, perché gli ho detto, dico, ma acquistare, noi vogliamo utilizzare le TV di Stato, perché nel 2012 la RAI ha perso più di 200 milioni di euro e dice, questo giustamente, paghiamo un canone, la maggior parte delle persone pagano un canone per la televisione, quindi è giusto che la televisione dia un'informazione che sia anche la nostra informazione. E lui diceva: comunque sia, avete visto che i nostri cominciano ad andare, tra l'altro apprezzatissimi, sempre di più in televisione, ed è questa a cui noi dobbiamo arrivare. Quindi lui dice: assolutamente comprare televisioni o fare televisioni nuove, no. Cioè, lui me l'ha proprio detto chiaramente: noi quello a cui dobbiamo arrivare e quello a cui dobbiamo puntare è quello invece che la televisione di Stato, quella che è la nostra televisione, diventi una televisione che faccia informazione corretta. E la stessa cosa per i giornali. Questo è quello che ha detto lui. E quindi dice: se noi siamo riusciti a prendere il 25% delle preferenze senza avere dalla nostra parte nelle televisioni, nei giornali, adesso che stiamo invece cominciando ad andarci di più, sicuramente ne prenderemo di più. Questa è la risposta di Casaleggio.